La storia a volte ti viene incontro. Sei a casa, stai studiando, hai preso un giorno di ferie e non ti aspetti che accada quel che è successo. Non ti aspetti di trovarti di fronte a una cosa così enorme. Iglio Galletta aveva 25 anni. Appassionato di fotografia, aveva da poco acquistato una Nikon con la quale scattò un intero rullino, immortalando la fine di Floris. Comincia e finisce tutto con una foto in bianco e nero. Sui ritagli di giornale sono raffigurati tre uomini, tre giovani, due su una lambretta, giacca e grigio chiaro sul grigio dell'asfalto, del conducente si vede solo la testa scura, del passeggero si vede il profilo, ma soprattutto il braccio destro teso, con la mano che regge una pistola. Il terzo uomo, anche lui giovane come gli altri, è steso a terra. Si scorgono i mocassini e i calzini bianchi, l'abito grigio come gli altri, le braccia sulla pancia, la testa rivolta verso l'alto. Il secolo XIX, sabato 27 marzo 1971, a caratteri cubitali titola «Fotografati mentre uccidono». Ma non è vero. Il colpo mortale è già partito. Quella è l'immagine della fuga, ma la morte di Alessandro Floris, fattorino dello IACP di Genova, per tutti diventerà l'immagine icona dell'inizio ufficiale della stagione del terrorismo. Hanno detto che quello che abbiamo fatto a Genova a cavallo degli anni 70 era l'inizio del terrorismo di sinistra in Italia. Non è vero. Siamo stati semmai dei cospiratori, legati alla resistenza. Eravamo animali di periferia, poco addomesticabili e intolleranti alle ingiustizie. Dei morti si può parlare, dei vivi no. Questa è una frase che hanno ripetuto spesso quelli della 22 ottobre. Non hanno lasciato testimonianze, memoriali. E se hanno parlato lo hanno fatto soltanto per le loro personali responsabilità, per il loro personale agire. A differenza degli ex brigatisti che hanno raccontato ogni volta che potevano, lasciando peraltro dietro di loro una scia di misteri. Pensione la minima, e allora qualche lavoretto da idraulico tanto per arrotondare. La politica la guardo in televisione, la seguo sui giornali, sì, ogni tanto qualche discussione con gli amici, però il mio rimpianto più grande è quello di non poter comprare libri, almeno non quanti ne vorrei. Quando abbiamo rapito Sergio Gadolla, io gli stavo sempre attaccato alle costole lassù in Val d'Aveto, ero sempre col passamontagna. Quando lo liberiamo gli metto in mano 5.000 lire, lui mi fa: "Beni, mia madre, non me ne ha mai dati così tanti". Mi sembrava assurdo. Dal sequestro di Sergio Gadolla abbiamo preso 200 milioni. Era una bella cifra, però non sapevamo cosa farne. Di passare alla clandestinità non ce la sentivamo. Allora sai cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquistato una macelleria in Via delle Grazie. 18 milioni, muri e licenza. Funzionava anche bene, anche perché mio fratello lavorava in macelli di Cadepita, insomma era ben introdotto. Sulla rapina allo IACP io non ero d'accordo con me e gli altri, e quindi non partecipavo. Qualche giorno prima Mario Rossi ci avvisò: state in campana, se le cose si mettono male bisogna scappare a Milano. E infatti scappiamo. Mi chiamo Giuseppe Battaglia, ma tutti mi chiamano Beppe. Ho preso 37 anni in secondo grado, 27 in Cassazione, alla fine ne ho fatti 20, di cui 3 in semilibertà. E ho partecipato a tutte le lotte, alle rivolte nel carcere. E ho studiato.
studiato molto. Oltrepassare il confine della violenza è un attimo, soprattutto se hai delle pendenze per reati comuni. Se invece sei incensurato è diverso. Per noi era più difficile. Una volta, per esempio, girammo fino a Voltri con la macchina fino alle 4 del mattino per rubare un'auto e non ci riuscimmo. Poi il giorno fatidico, l'inizio della fine. Io avevo parcheggiato l'auto dietro, vado insieme a Mario, raggiungiamo il capo del personale, Mario gli porta via la valigetta e scappa su in salita. Io non seguo, raggiungo Giuseppe Montaldo, il capo del personale, che è anziano, ma Floris no, il fattorino no, lui è veloce, corre più veloce. E la gente grida, lascialo andare, Mario spara, Floris cade a terra. Io lo raggiungo e vedo che il polso non gli batte più. È morto. Allora lo sposto di lato e così facendo finisco per favorire anche l'inseguimento. Viene forse da chiedersi quale ragione c'è nel raccontare questa storia, una storia che ha più di 40 anni, di cui i giovani non sanno nulla e anche quelli che all'epoca erano giovani o adulti forse vogliono solo dimenticare, o se conoscono la conoscono così per sommi capi, superficialmente. Ne parlo perché questa storia si ricollega, anzi è una sorta di premessa storica, a quell'epoca che venne chiamata come anni di piombo, nome infelice, perché gli anni 70 sono stati molto altro, oltre i morti ammazzati, le bombe più o meno di Stato, le stragi neofasciste, la lotta armata di sinistra. Poi capita che ti imbatti in questa storia, nelle persone che l'hanno vissuta, in quella valle dove sei nato e cresciuto, e allora provi anche tu ad accendere una luce.